città di Ferrara. Terremoti, stiamo parlando di terremoti. Terremoti è una roba molto complessa, a parte la paura, questo e quell'altro, è molto complessa perché si può vedere e ha delle implicazioni chiaramente e va studiato ovviamente, vi farò vedere soltanto una piccola finestra, va studiato e ha delle implicazioni su tanti aspetti. Il terremoto può essere visto dal punto di vista, che ne so, urbanistico, perché distrugge una città e bisogna spostare tutta l'urbanistica, può essere visto dal punto di vista sanitario perché ci sono dei morti e dei feriti, per cui c'è qualcuno che deve gestire morti e feriti, l'ospedale, la campo, eccetera, eccetera, proprio il terremoto, o prevedere quanti ce ne potrebbero essere in caso, diciamo così, in tempo di pace, non durante la crisi sismica. Può essere visto dall'economista, quindi da un punto di vista economico, quanti danni fa un terremoto, danni indiretti, eccetera eccetera. Può essere visto dallo psicologo, perché il terremoto lascia dei danni e un impatto anche sulla psiche di molte persone che l'hanno vissuto, anche senza finire sotto le macerie, che comunque l'hanno vissuto in qualche modo, eccetera. E ovviamente, poi l'argomento di oggi, può essere visto da un punto di vista geologico in senso ampio, scienze della terra, quindi il geologo in senso stretto che si occupa di faglie, il sismologo che comunque è uno scienziato della terra che si occupa magari delle onde sismiche, eccetera eccetera. Ovviamente poi può anche essere visto anche dall'ingegnere, nel senso che il terremoto arriva, scuote il suolo e quindi tutto quello che c'è sul suolo, cioè le case, gli edifici e quant'altro. Quindi l'ingegnere strutturista vede il terremoto come potenziali danni da un lato e come progettare in maniera antisismica dall'altro. Noi oggi ci focalizzeremo, vedremo alcune cose, tempi sono stretti, insomma, su il terremoto dal punto di vista delle scienze della terra. Allora, partiamo velocemente per capire anche un po' le cause del terremoto. Partiamo velocemente da questa mappa. Questa mappa è fatta, è costruita, è il risultato di misure satellitari, GPS è quello che avete nei telefonini anche più o meno, in maniera un po' più evoluta in realtà e con degli strumenti un po' più precisi eccetera. L'Italia, come tante parti del mondo, si è attrezzata con delle stazioni geodetiche, con delle antenne che vengono posizionate su dei pilastri che sono solidali col suolo, che quindi sono solidali con la crosta che ci sta sotto, e che dialogano con i satelliti. Okay? Questi i satelliti permettono quindi di dare le coordinate esatte del pilastro, quindi di quel punto geografico. Okay? Se io ne ho tanti di antenne posizionate per l'Italia, io ogni istante posso sapere le coordinate di quei punti. Se io invece per ognuna di queste antenne e per tutto quell'insieme di antenne faccio misure prolungate nel tempo, per anni o per decenni, perché alcune di quelle stazioni, alcune di queste stazioni, qui c'è una stazione, ognuna di quelle stazioni lì, dicevo, è magari lì da 20 anni, ok? Faccio le misure per 20 anni, posso vedere se si è spostato, cioè se cambia le coordinate, chiaramente vuol dire che quel punto l'antenna si è spostata, ma il pilastrino si è spostato, la terra si è spostata, chiaramente, ok? Ha cambiato le sue coordinate. Quindi facendo poi un sistema di riferimento riesco a vedere le variazioni di coordinate relative. Posso farlo anche assoluto, ma cioè per l'Italia mi interessano quelle relative. Qui vedete una mappa, quindi quelle freccette lì mi danno la direzione di spostamento di ognuna di queste antenne che c'è all'inizio della freccia. La lunghezza chiaramente è il modulo del vettore, tanto un banale vettore, la scala ce l'avete qua, okay? E siccome io so per quanto tempo ci ho messo per fare quello spostamento, ricavo una velocità. Quindi quello che vedete sono velocità in millimetri all'anno, questa è l'unità di misura che si utilizza per gli spostamenti. E quello che vedete, quindi, ci sono delle frecce più lunghe, delle frecce più corte, eccetera, eccetera. Bene, questo funziona, grazie. In generale, quello che vedete per l'Italia, qui c'è un sistema di riferimento convenzionale, l'Europa stabile, quindi facciamo finta che XY, le coordinate del sistema di riferimento, siano in un'Europa stabile. Quello che vedete è che tutta l'Italia, bene o male, se ne sta andando verso nord, ok? Ma quello che vedete anche, mediamente, insomma, verso nord, quello che vedete anche è che qui ci sono delle velocità maggiori,
qui intermedie, qui minori, e qui di fatto le velocità sono nulle, ok? Quindi le frecce sono talmente corte che manco le vedete sostanzialmente. Quindi c'è un'informazione, questo è un campo degli spostamenti, o meglio un campo delle velocità che voi vedete o potete ricavare, e che ci dà un'indicazione importante. Quindi movimenti sì, mediamente verso nord, un po' nord-nord-est, nord-nord-ovest, insomma verso nord, con velocità variabili. Se noi facciamo una zoomata, un ingrandimento della parte settentrionale, vediamo di nuovo le frecce, ok? Ci sono anche altri simboli che sono i terremoti, ma adesso ci arriviamo fra un po'. Vedete di nuovo le frecce, di nuovo qui frecce un po' più lunghe, qui frecce un po' più corte, fino poi a sparire qua su in alto quando siamo nelle Alpi in Europa. Se adesso proviamo a fare un transetto dalla Toscana fino al Veneto, no? Dalla Toscana fino al Veneto, attraversando gli Appennini, qui ci sono gli Appennini con le Euganei, Ferrara più o meno qua in mezzo alla pianura, ci siete? Questo è un profilo topografico sostanzialmente, ok? Qui sopra, adesso lasciate perdere i pallini rossi, guardate anche solo la riga verde che è una media, sostanzialmente. Quello che vedete è che questo tratto di Toscana, Appennino, Toscano, ha una certa velocità, un millimetro all'anno. Questo tratto, cioè da metà Appennino fino a metà pianura, ha una velocità di quasi 3 mm all'anno. Di nuovo, questo tratto di pianura ha una velocità di 2 mm all'anno. Adesso qui il transetto si ferma prima, ma se vi ricordate, oltre alla pianura veneta, qui la velocità si riduceva ulteriormente fino a diventare zero. Campo degli spostamenti, quindi campo delle velocità, adesso qui lo vediamo in un transetto, c'è un punto chiave però. Ci sono quelle antenne, cioè quei punti crostali, cioè quella porzione di crosta che si sta muovendo, si muovono tutte verso nord, e va bene, si muovono tutte verso nord, però si muovono verso nord con velocità diverse. Adesso, avendo zoomato, riusciamo a entrare un po' nel dettaglio, è un po' come se fossimo, ci mettiamo tutti a trenino, andiamo tutti verso nord, o in autostrada se volete, andiamo tutti verso nord, le nostre macchine sono legate da delle barre, ok? Se ci muovessimo tutti insieme, da Siena a Treviso, tutti alla stessa velocità, non succede nulla, no? Ci muoviamo tutti insieme alla stessa velocità. Il problema è che c'è un pacchetto di macchine che vanno a un millimetro all'anno e un pacchetto di macchine che vanno a 2 mm all'anno. Cosa succede fra le prime di queste e le ultime di queste? Che a un certo punto le barre si allungano, perché queste vanno più veloci, quelle davanti vanno più veloci, quindi si allungano. Si muovono tutte verso nord, ma quelle davanti, diciamo, si muovono più in fretta e quindi si allungano. Cosa succede quindi in questa porzione, e cioè in questa porzione, e cioè qua sotto? Cosa succede? Che c'è un allungamento. Se c'è un allungamento vuol dire che, diciamo così, c'è uno stiramento, ci sono degli sforzi, sforzi che poi quando raggiungono delle condizioni critiche generano rottura, leggi il terremoto. Altro punto chiave di questa immagine è qui. Nel senso che abbiamo una fila di automobili che vanno a 2 mm all'ora, a 2 mm all'anno, e delle file davanti, delle automobili davanti che vanno a 1 mm all'anno, è chiaro che le prime di questo gruppo e le ultime di quest'altro gruppo si avvicinano sempre più, ok? Finché a un certo punto uno tampona l'altro in qualche modo, no? Quindi si creano, se noi avessimo delle barre che collegano le macchine, queste barre verrebbero strette, spinte, raccorciate, piegate, ok? Quindi si accumulano delle deformazioni in questa zona, cioè in questa zona, cioè in questa crosta, si accumulano delle deformazioni che sono contrazionali, ok? Qui abbiamo detto ci sono delle deformazioni estensionali, qui ci sono delle deformazioni contrazionali, che, quindi quel volume lì viene contratto. Quindi qui a sinistra, diciamo qui a sud, si sviluppano delle tensioni, la crosta viene tirata, tesa, qui si sviluppano delle compressioni, ok? Quindi siamo passati da un campo di spostamenti, antenne GPS, campo di velocità e deformazioni, campo delle deformazioni, che è un passaggio successivo chiaramente. Cosa succede quindi? Cosa succede in quei volumi che abbiamo detto prima dove si concentrano le deformazioni? Perché è evidente che qui in mezzo, cioè qui in mezzo, qui sotto, se ci muoviamo tutti insieme, nessuno spinge, nessuno tira. Siamo ordinati, veloci uguali, omogenei, nessuno. Quindi c'è una traslazione, cioè ci muoviamo sì, ma c'è una traslazione rigida. Cioè quel volume lì non viene né deformato, né compresso, né tirato. Mentre dove ci sono le variazioni di velocità c'è una compressione e una tensione. Questo è un punto chiave, ok?
E questo cosa vuol dire? Che quelle deformazioni, che siano contrazionali o che siano estensionali, quelle deformazioni lì si accumulano, finché si accumulano in maniera elastica, boh, tutto bene sino alla marchesa. Nel momento in cui però le condizioni critiche, le caratteristiche meccaniche delle rocce poi vengono raggiunte, quella roccia si rompe. E quando si rompe c'è il terremoto. E noi guardiamo questa mappa dei terremoti, questa è la microsismicità, sono 30 anni di microsismicità, potremmo prendere le finestre temporali diverse, non cambia molto. Vediamo che c'è tutto un cluster, un addensamento di terremoti proprio qua, in quella zona che abbiamo visto prima, dove si concentrava la differenza di velocità, quindi si concentrava la deformazione, quindi si concentravano gli sforzi, e quando gli sforzi raggiungono le condizioni critiche si hanno i terremoti, e questi sono proprio i terremoti, ok? Una stessa variazione di velocità ce l'abbiamo, anche se era un po' fuori dal profilo, ce l'abbiamo qua evidentemente, dove si passa da un millimetro all'anno verso nord a zero qua, quindi qui c'è una differenza di velocità, c'è una deformazione contrazionale, ci sono dei terremoti. La terza fascia, poi dove ci concentreremo un po' più, è questa qua, vi ricordate, in mezzo alla pianura, dove c'era quella differenza di velocità da macchine veloci a macchine lente, quindi c'era quella compressione. Se noi guardiamo anche la sismicità storica, circa 1000 anni, ormai abbiamo un record storico in Italia abbastanza lungo, importante, eccetera. Se noi guardiamo la sismicità storica, di nuovo vediamo un addensamento qua, una fascia qua e una terza fascia qua in mezzo alla pianura, che uno dice, boh, non c'è niente, tutto piatto, eccetera, però c'è il volume sottostante, abbiamo visto, è caratterizzato dalla differenza di velocità, ergo è caratterizzato da una deformazione che si sta concentrando progressivamente, ergo è caratterizzato da fenomeni di rottura. Quindi, diciamo, semplificando tutto questo flusso di informazioni, tutte informazioni che lo scienziato della Terra produce come dati, analizza come dati, genera interpretazioni, dà risultati, eccetera, eccetera. Quindi è frutto di lavoro di specialisti, poi ognuno magari ha il suo settore, la sua specializzazione, ma insomma delle scienze della Terra. Quindi possiamo sintetizzare quello che vi ho detto fino adesso, che ci sono nell'Italia settentrionale, tutto sommato possiamo riconoscere tre zone, due in contrazione, dove c'è la riduzione di velocità, e una in estensione. Adesso noi ci focalizzeremo in questo settore, che poi insomma dove abbiamo casa nostra, meno male. Questo è quel quadrato di prima, qui vedete Ferrara, qui vedete il Po, tanto per orientarvi, qui vedete una parte delle valle di Comacchio, la linea di costa è qua, bene o male. Ci siete? Vi siete orientati un po'? Benissimo. Tutte queste linee blu che vedete sono dei profili sismici. Cosa sono i profili sismici? Immaginatevi una radiografia. Ci sono delle tecniche, anche qui c'è una disciplina che si occupa di quello per fare, per produrre questi dati, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono delle tecniche che permettono, immettendo dell'energia nel sottosuolo, di ricavare informazioni. È la stessa principi fisici di quando andate a fare un'ecografia. L'oggettino che tiene in mano il medico immette dei raggi, ok? C'è un sensore, c'è un emettitore di raggi, di onde, hanno delle frequenze diverse evidentemente, perché l'oggetto da esplorare è diverso, ma emette delle onde e c'è un sensore che le riceve. In funzione dei tempi di arrivo e della modificazione di queste onde, le onde hanno una frequenza, hanno un'ampiezza, ok? E io so quello che emetto, so quello che ricevo nel sensore che misura la risposta, ricavo, poi con degli algoritmi matematici, ricavo il tragitto magari di quell'onda dell'ecografo, no? O del profilo sismico, ricavo le informazioni dentro, in maniera non invasiva. Sono delle tecniche non invasive, fondamentalmente, che permettono di vedere all'interno della Terra, in realtà vediamo alcune caratteristiche, ok? Qui vediamo magari delle caratteristiche di rigidità delle rocce, della litologia, eccetera, eccetera. Il medico magari con quella tecnica vede altre caratteristiche, quanto è molle il tessuto, quanto magari è infiammato e così via. Però i principi fisici, se volete, alla base sono gli stessi. Ok? Emissione di una certa frequenza, certi raggi, certa energia, registrazione in maniera sistematica e così via, e si ottiene una specie di radiografia. Uno di quei profili, ok? Uno di quei profili
il risultato, diciamo, dell'applicazione di quella tecnica di profili sismici a riflessione è questo. Qui avete la superficie topografica, in questo caso vi ricordo che siamo comunque in mezzo alla pianura, quindi la superficie superiore è quasi piatta, ok? Questi buchi che vedete di fatto dove ci sono dei fiumi, è chiaro che in quei punti lì non riesco a mettere i sensori, evidentemente, quindi magari ho dei buchi di informazione e così via. Però tutto quello che vedo è una roba del genere. Quindi questa è una specie di radiografia dove si mette in evidenza, vedete che comunque non è un'immagine uniforme. C'è un... riusciamo a spegnere questa magari? Magari si vede meglio lo schermo. Vedete che c'è un pattern, c'è una distribuzione, c'è un fabric, insomma c'è un arrangiamento di questi colori, adesso voi li vedete come colori, vanno interpretati, di nuovo c'è un altro specialista, sempre di scienze della terra, che può fare questa operazione, vanno interpretati, ok? Bisogna evidenziare magari quelli che sono i riflettori, in questo caso si parla di riflettori, insomma i riflettori principali, ecco, grazie. I riflettori principali vanno etichettati, vanno evidenziati, si evidenzia quindi un po' la struttura del sottosuolo. State guardando il profilo, magari è di 10-15 km e qui si va giù di 6-7-8 km, tanto per darvi un'idea. Dopodiché ovviamente si abbinano a queste tecniche non invasive di sismica, si abbinano ad esempio dei pozzi, qualche pozzo bisogna farlo, anche solo per fare delle carote, sono dei pozzi proprio dedicati a estrarre delle carote. Si estraggono delle carote di 5, 10, 20 cm di diametro a seconda della profondità, per magari anche 1000, 2000, 3000, 5000 metri. Quindi la carota io vedo che a 1750 metri, fino a 1750 metri ci sono delle arenarie, e poi ci sono dei calcari, e poi ci sono dei graniti, e poi dico insomma delle altre rocce. Quindi lì ho un dato diretto e puntuale, costa molto per ottenerlo, è un dato diretto puntuale, costa molto, però è un vincolo molto importante. Allora, usando queste informazioni, adesso di nuovo voi vedete banalmente dei colori, però ad ogni colore è associata, diciamo, nell'interpretazione una litologia, un'unità stratigrafica di sottosuolo, eccetera. Quindi vedete i colori, vedete i limiti fra i diversi colori, quindi il passaggio successivo è anche quello ovviamente di ricostruire magari in profondità le faglie, la geometria delle faglie, e il passaggio successivo è quello di creare quello che vedete di fatto, anche se è frutto di interpretazione, ma in realtà come tutti, di creare un profilo geologico. Cioè se noi adesso avessimo avuto un flessibile grande con una lama che permetteva di tagliare giù a 5, 6, 7, 8 km, avremmo visto questa sezione, se avessimo potuto farlo. Okay? In montagna, su un taglio stradale, si può fare, ma per qualche metro. Qui ovviamente lo facciamo in maniera indiretta, ma questa ha lo stesso significato. Meno, se crediamo in quei dati, se crediamo nelle procedure di interpretazione, eccetera, eccetera, che si affinano sempre più, noi questo che vediamo, il risultato di applicazione di queste tecniche, sempre di geologia, di scienze della terra, è un profilo geologico. Quindi questo è un profilo geologico. Abbiamo la pianura in superficie, abbiamo un'unità azzurra, se volete, un'unità verde, un'unità gialla, eccetera, eccetera. Quello che vi voglio far notare è che qui chiamiamo molte informazioni, perché lo strato azzurro, chiamiamolo lo strato azzurro, immaginatelo poi ovviamente che siamo in tre dimensioni qua, cioè qui noi vediamo una sezione in due dimensioni, ma in realtà quello strato lì continua dentro e fuori la lavagna evidentemente, ok? Quindi è un corpo tabulare, non è una superficie, è un corpo tabulare. Quello che vi faccio vedere anche in sezione però, che la superficie superiore e la superficie inferiore dello strato azzurro sono più o meno parallele. Ok? Che vuol dire che il corpo è tabulare. E è il risultato di centinaia, migliaia di eventi di esondazione del Po, per esempio. Siamo in pianura, più o meno, il Po, qualche affluente, eccetera. Ogni volta che rompe il Po, esonda un fiume, spalma un millimetro, un centimetro, cinque centimetri di sedimenti, li spalma in maniera orizzontale, una volta di qua, una volta di là, una volta di su, una volta di giù, e piano piano si accumulano degli strati per centinaia di metri. Okay?
lo stesso magari in maniera simile anche nello strato verde, ma la differenza fondamentale è che vedete che mentre la superficie superiore ha una geometria lineare in sezione, immaginatevi planare in 3D, la superficie inferiore è inclinata, è deformata, ok? Quindi cosa vuol dire? Che questo corpo originariamente magari si sarebbe dovuto depositare esattamente come questo, quindi a formare strato dopo strato un corpo tabulare, in realtà però sono in corso delle deformazioni, cioè la tettonica, l'attività di faglie, eccetera, delle deformazioni che hanno dato come risultato un corpo che ha uno spessore minore qua, uno spessore maggiore qua, intermedio, maggiore, eccetera. Lo stesso per il giallo, lo stesso per il marrone, eccetera, eccetera. Da queste analisi banalmente geometriche, perché è un'analisi geometrica questa, di caratteristiche, quindi differenza di spessore laterale, inclinazione, che originariamente era ovviamente orizzontale, e adesso vedete, qui lo spessore bene o male è uniforme, però vedete che gli strati sono inclinati, quei riflettori lì sono inclinati. Quindi queste informazioni, differenza di spessore, eccetera, eccetera, mi danno informazioni anche su che cosa? Beh, mi dicono che questo è stato deformato poco, questo un po' di più, questo un po' di più. E siccome ho le carote, dalle carote ho dei campioni, campioni, c'è un'altra branca delle scienze della Terra, cioè la paleontologia, la micropaleontologia, con quei campioni, analizzandoli, vedo i fossili, i fossiletti, eccetera, riesco a datarli, quindi so l'età di quel colore giallo, cioè non è più un colore giallo, ma è un qualcosa che ha un'età ben precisa, ok? Quindi io so che questo materiale qua, che magari ha 2 milioni d'anni, è deformato. Quindi vuol dire che c'è stata un'attività tettonica, una deformazione che nasce sempre da, diciamo così, da quelle differenze di velocità, eccetera, eccetera, una deformazione post 2 milioni d'anni, cioè successivi 2 milioni d'anni. Questo magari invece ha 700.000 anni, o insomma da 700 a 150.000 anni, e vedete che comunque anche questo è deformato, quindi vuol dire che la deformazione continua, eccetera, eccetera. Quindi ricavo questo tipo di informazioni da questo tipo di analisi. Okay? Adesso, se noi guardiamo questi, alcuni di questi transetti, ecco, questo qui è il transetto che passa qua, un po' a est di Ferrara, Ferrara è qua, okay? Passa più o meno per l'Appennino Romagnolo, la Romagna, attraverso il delta del Po, sbuccia un po' l'Adriatico settentrionale, poi ritorna su fino alle Dolomiti, Prealpi, Prealpi Venete, e poi arriva fino alle Dolomiti. Quindi sud, nord. Quello che voi vedete è che qui ci sono, e soprattutto in questa zona qua, tutta una serie di strutture deformative. Immaginatevi che queste strisce colorate, che in realtà poi in tre dimensioni sono dei corpi, erano dei corpi sedimentari, ed erano orizzontali all'origine, fondamentalmente erano orizzontali, quello che voi vedete è che in alcune parti non sono più orizzontali, quindi vuol dire comunque che c'è stata una deformazione che li ha tiltati, li ha basculati. Dall'altra parte vedete che addirittura azzurro su azzurro si sono raddoppiati, nel senso che c'è stata un qualche cosa, un processo deformativo, la tettonica, che ha fatto sì che questi corpi si accavallassero uno sull'altro. Ok? Quella zona lì, questo accavallamento, lo vedete, è proprio massimo in questo settore. Oggi, negli strati più superficiali, per cui sono gli strati più recenti, fino ad oggi, noi sappiamo che questa zona qua l'abbiamo vista nel GPS, cioè l'abbiamo vista negli ultimi 20 anni. Negli ultimi 20 anni c'è contrazione, c'è compressione e ci sono dei terremoti. Tra l'altro il 2012, l'avete vissuto il 2012, eravate piccoli, insomma, stavo pensando all'età, però diciamo, eravate piccoli ma l'avete vissuto, va bene? Il 2012 si è sviluppato proprio esattamente in questo contesto, il terremoto del 2012, sia del 20 maggio che del 29 maggio, e vedete proprio questo settore crostale è quello più attivo, perché si sta accadendo la deformazione. Poi vedete c'è la pianura, tutto sommato, abbastanza deformata, e poi ci sono le Alpi meridionali che si stanno a loro volta accavallando, in questo caso anche qui c'è un'altra deformazione associata in corrispondenza di quella fascia in contrazione che abbiamo visto prima.
Lui dice, qui siamo in pianura, da qui a qui siamo tutti in pianura, non sappiamo cosa c'è sotto, sì abbiamo delle carotine di 10 cm, però grazie alle carotine di 10 cm e agli studi, sempre del geologo, magari un altro specialista, lo stratigrafo, il sedimentologo, il carbonatologo, eccetera, eccetera, però sempre scienze della Terra, grazie a questi studi noi sappiamo magari che queste rocce qua, che nessuno ha visto in realtà, forse qualcuno è stato perforato, ma poca roba, ok? Però facendo quelle associazioni, facendo tutta una serie di considerazioni sulle caratteristiche dei profili sismici e delle carote, uno si va su qua nelle Dolomiti e dice che questa roba rosa è questa roba qua. Ok? Cioè immaginatevi, queste sono le cime della Varedo, sono circa 1000 metri, Dolomia principale ed è una parte, la parte superiore di quel rosa lì. Immaginate quindi questi strati che vanno, in teoria, continuano dalle Alpi fino sotto gli Appennini, ok? E ancora, magari, studiando ancora, si possono vedere alcune di queste unità, perché vedete ci sono più unità qua in mezzo nell'azzurro, alcune di queste unità abbiamo l'analogo in superficie, quindi lo possiamo studiare bene, campionare, vedere bene l'età, eccetera, eccetera, e quindi estenderlo queste informazioni anche al sottosuolo. E poi ancora, se andiamo in questi marroncini qua, qui un affioramento in realtà in Appennino, ma è la stessa cosa, questi marroncini qua sono queste successioni, vedete che sono delle alternanze di strati un po' più duri, un po' più teneri, un po' più duri, un po' più teneri, cioè più erodibili, meno erodibili, eccetera, eccetera, cioè arenari, argille, d'un fondo del mare, ok? Anche qui lo possiamo vedere, campionare, smartellare, misurare in superficie, bisogna andare a trovare qua l'analogo, ok? E ancora, se entriamo, andiamo a vedere una parte di questa roba più gialla, sono questo tipo di argille, dove qui la stratificazione non si vede più perché c'è una fenomenologia calanchiva che un po' maschera questa deformazione. E quindi noi sappiamo cosa c'è nel sottosuolo. Okay? Allora, ritorniamo alla nostra mappa, vi avevo fatto vedere un profilo, questo è un profilo, o meglio, questa è la traccia del profilo in pianta, o siamo poco ovest di Ferrara, siamo 2 km ovest di Ferrara. Questo è il profilo, c'è il nord, c'è il sud, noi siamo più o meno qui a metà, tre quarti, siamo qua più o meno. Quello che voi vedete, strati con geometrie diverse, inclinazioni variabili da orizzontali a inclinate, raddoppi, eccetera, eccetera. Ora focalizziamo l'attenzione su una di quelle strutture tettoniche, cioè su una faglia. Una faglia che cos'è? È una superficie, ok, dove sì, da un lato si verificano, vengono raggiunte, superate le condizioni critiche di rottura di cui parlavamo prima, da un punto di vista meccanico. Da un punto di vista geologico è una superficie che separa due subvolumi di crosta, volume che sta sopra dal volume che sta sotto, che separa due subvolumi di crosta terrestre e li fa scivolare questi due subvolumi uno rispetto all'altro. Questo è il motivo che quando scivolano una volta, scivola due, scivola tre, abbiamo visto che abbiamo addirittura dei raddoppi di intere successioni. Questa successione qua vedete che è raddoppiata interamente qua. Okay. Quindi di nuovo vi do un'idea, state guardando, beh qui la scala ce l'avete, state guardando 20 km. Qui state guardando circa 8, 9, 10 km in profondità, quindi avete dei raddoppi. Ora focalizziamo la nostra attenzione su una di queste strutture, ce n'è un'altra qua, ce n'è un'altra là, ce n'è un'altra qua, su questa ad esempio, ok? Questa struttura, la vedete, la semplifichiamo in sezione, quindi ricordo sempre che siamo in sezione, In sezione vediamo quindi una traccia. Focalizziamo adesso la nostra attenzione sull'estremità superiore di questa traccia, che è quel pallino là, ok? Quella freccia lì indica quel pallino là, va bene? Quel pallino implica che comunque lungo il profilo, qua sotto, andando in profondità, c'è una faglia, ok? Rappresentata come un pallino, ma c'è una faglia. Siccome noi abbiamo tutto un grigliato di profili, quindi la faglia la vediamo in un profilo sismico, ma poi la seguiamo in quella fianco, poi la seguiamo in quella fianco, eccetera, eccetera. Quindi siamo sicuri che stiamo guardando esattamente la stessa faglia quando guardiamo questo profilo, quando ne guardiamo un altro parallelo, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo questo intreccio che ci permette questo. Seguendo quella faglia su profili paralleli, focalizzando l'attenzione sulla stessa faglia
e andando a puntare all'estremità superiore, all'estremità più superficiale, all'estremità più verso nord, per intenderci, di quella faglia, e lo facciamo per 1, 2, 3, 4, 5, 6 profili paralleli fra di loro, e per ognuno di quelli, sempre per quella specifica faglia, noi andiamo a mettere un pallino. La possiamo fare come una settimana enigmistica, non ci sono i numeri come una settimana enigmistica, però uniamo i puntini e abbiamo un disegno. Ok? Quel disegno è quella curva gialla. Quella curva gialla che cosa rappresenta quindi? L'estremità superiore di una superficie che se ne sta andando, scende verso sud, se ne va agli inferi, verso il sud, abbiamo visto per quasi 10 km, scende verso sud. Quindi ha una dimensione da est a ovest, quindi orizzontale, di insomma, circa 20 km, e abbiamo visto in sezione che va giù per circa 10-15 km. 10 km di spessore, essendo inclinata, diventa 15. Quindi quella curva gialla lì, nella vostra testa, deve rappresentare una faglia. Una faglia che abbiamo detto che è quella superficie che separa due blocchi che ogni tanto si muovono in maniera relativa. Va bene? Quindi qui voi dovete vederci una superficie sotto quella superficie di scivolamento, sotto la superficie topografica. Bene, siccome avete visto il grid di profili che abbiamo, l'esercizio si può fare per tanti altri profili, quindi applicarlo a tanti altri profili, quindi ricavare tutte queste faglie. Capite cosa rappresentano queste linee gialle? Quindi ognuna di queste linee gialle rappresenta una faglia che se ne va dentro, la crosta inclinata verso sud, quest'altra un po' arcuata, questa va giù, cioè tutte queste linee rappresentano delle faglie. Allora avete visto anche che cosa? Che ognuna di quelle faglie, adesso ne abbiamo vista una ma insomma non ha importanza, aveva in realtà, era associata in realtà, beh fatemi un conto, verde verde, marron marron se volete, rosa rosa, 3 km? Vuol dire che il blocco che sta sopra rispetto al blocco che sta sotto è scivolato per 3 km. Siccome i terremoti si muovono, quando si muovono anche alla peggio, un terremoto genera uno scivolamento. Abbiamo detto che c'è la rottura, poi c'è lo scivolamento. Lo scivolamento è di un metro? Quanti terremoti sono? La somma che fa il totale, diceva Totò. Ok? Cioè sono 3.000 terremoti, cioè questo oggetto geologico qua, questa faglia, ok, e la dislocazione ad essa associata o da essa dovuta, ok, è il risultato di migliaia di terremoti, tipo 2012, eh? Ogni volta terremoto, boom, si muove mezzo metro, si muove metro e mezzo, si muove un metro, ok, e un metro alla volta ha fatto 3.000 metri, ok? Quindi ognuno di quegli oggetti, ognuno di questi oggetti è il risultato e ha prodotto nella sua storia migliaia di terremoti. Per un abitante che sta qua, terremoto lì, terremoto qua, terremoto là, ogni tanto sente un terremoto, perché ognuna di quelle faglie ogni tanto si muovono. Ok? Poi adesso noi abbiamo fatto anche un esercizio, adesso prima di fare questo esercizio, se ci abbiamo 10 minuti, vi faccio vedere quest'altra roba qua. E vi faccio vedere un po' i terremoti. Questo oggetto qua è un sismometro, cioè contiene un sensore, okay, che quando si muove il tavolo oscilla, emette un segnale, perché ovviamente è digitale, non è più analogico, è digitale, per cui emette un segnale, il segnale digitale passa al filo
arancione, va a quello scatolotto là e quello scatolotto là trasforma il segnale digitale in un segnale grafico. Ok? Cioè quello è un sismografo. Quell'oggetto là è un sismografo, in realtà è anche un data logger, è un sismografo. Questo è il sismometro, quello là è un sismografo. Il grafico che vedete è il sismogramma. Ci siamo? Ok. Quindi ogni volta che... State fermi però, ragazzi. Ogni volta che quello che voi state vedendo c'è un cursore, diciamo così, un pennino ideale che scorre in maniera continua, ogni finestra che vedete sono 10 secondi, ok? Quindi da su a giù ci mette 10 secondi e poi ritorna su, ok? Sta registrando, se io faccio così ovviamente quello registra, gli sono entrate delle onde elastiche, hanno attraversato il tavolo, sono arrivati ai piedi dello strumento, lo strumento ha registrato e ve lo fa vedere. Ci siamo? Ok? Ho emesso dell'energia qua, l'energia si è trasmessa alle gambe del tavolo, le gambe del tavolo alla superficie del tavolo e siamo arrivati là. Ci siamo? Fammi però saltare, vediamo se riusciamo. Saltare. Non sei abbastanza energetico. Ok. Allora, è arrivato l'onda. No, forse mi sono mosso io. Va bene. Adesso però state fermi perché ho visto che è un po' rumoroso il tavolo. Allora, l'esperimento è questo. Io ho un volume di roccia, quello che stava sopra la faglia, questa superficie qui è la faglia, il tavolo sotto è il volume di roccia che sta sotto la faglia. Vi ricordate, c'era un volume che stava sopra e un volume che stava sotto. Abbiamo anche detto che c'è la geodinamica che fa sì che ci siano delle variazioni di velocità, che quindi si abbia delle deformazioni, quindi si abbiano degli accumuli elastici e quindi a certe volte, a un certo punto, accumuli elastici, lo vedremo qua, e poi il superamento delle condizioni critiche. Qui le condizioni sono di frizione, però per le faglie non è molto diverso da una frizione, perché in realtà sì, c'è la rottura, ma c'è anche un discorso frizionale fra i due blocchi. Allora, ragazzi, però cercate di stare fermi. Adesso proverò a muovermi molto lentamente. Ok, allora io, vedete che ogni volta che si muove, vedete, dovete osservare diverse cose. Voi da scienziati uno deve guardare gli osservabili che ha a disposizione. E gli osservabili sono, beh, il rumore alle orecchie, in realtà quando quello si muove emette delle onde elastiche, non soltanto sul tavolo che vengono registrate dal sismografo, ma anche delle onde elastiche acustiche. Lo sentivate che si muoveva, no? Quelle sono onde elastiche emesse sempre dallo stesso fenomeno che arrivano ai vostri timpani, ok? Quindi alcune erano più importanti, altre più leggere, più brevi, più lunghe, eccetera eccetera. Quindi questo è un osservabile. Secondo osservabile ovviamente è il segnale numerico, quantitativo del misurato dal sismometro e rappresentato dal sismogramma. E l'osservabile che poi potete avere qua è per esempio l'ampiezza del segnale, l'ampiezza dell'ondulazione. È evidente che, ok, uno strisciamento, un movimento, una fagliazione, un terremoto più importante dà luogo a delle ampiezze maggiori o dei segnali più lunghi. Vi ricordo che in questa direzione c'è il tempo, dei segnali più lunghi, delle ampiezze maggiori. Quindi uno va lì con righello, adesso non va lì con righello, insomma, siamo un po' evoluti, però insomma va lì con righello e si misura l'ampiezza, secondo osservabile. Terzo osservabile, uno si mette qua invece sì con la scala, con un righello, e ogni volta che si muove il mattone misura di quanto si muove. Ok? Quarto osservabile, cronometro, orologio. Cominciamo l'esperimento e vediamo il timing, no, di ogni terremoto. La differenza di tempo tra un terremoto e quello successivo.
quindi sono già due parametri diversi, sempre il tempo, ma un conto è il tempo assoluto, un conto è la differenza di tempo, cioè il tempo di ricorrenza, si dice, fra una rottura da un terremoto e quello successivo sulla stessa faglia, fra lo scivolamento del mattone e lo scivolamento successivo. Quel tempo di ricorrenza è il tempo necessario perché il sistema elastico si riaccumuli. Nel momento che c'è il terremoto, il sistema elastico si scarica. Ok? Poi ci vuole un tempo che il sistema elastico si riaccumuli per generare, per arrivare a superare le condizioni critiche e di nuovo quindi un nuovo terremoto. A volte il nuovo terremoto fa sì che il mattone si muova di 3 mm, a volte si muove, se ci guardate, adesso focalizzate la vostra attenzione sul mattone, magari a volte si muove di 1 cm. Ok? Io qui farei l'esperimento però con carico doppio, dei terremoti più forti. Adesso vediamo però bisogna fermare il simone. Io cerco di generare un motore uniforme, in realtà adesso dovrei muovermi con un motorino con la stessa velocità, però cerco di farlo. Ok, adesso è mosso almeno di 1 cm. Guardate un parametro alla volta se volete, ok? Più di 1 cm. Centimetro abbondante, un altro centimetro, anche più, un millimetro forse, adesso quasi 2 cm, quasi 2 cm, mezzo centimetro, 1,5 cm. 8 mm, 1 cm, eccetera. Ok? Un osservabile, se voi adesso qualcuno prendeva nota, abbiamo fatto l'esperimento in maniera rigorosa, ovviamente, se prendeva nota, vedeva che comunque, io ve lo dicevo a voce, parametricamente, se volete, da 5 mm a 15. Quindi lo scivolamento medio è tra 5 e 15 di questo sistema, con questo motore. Okay, con quell'attrito in questo caso, eccetera, eccetera, di questa faglia specifica, di una di quelle faglie gialle che abbiamo visto prima, magari è tra 5 e 15 mm, movimento medio. Poi adesso vi chiedo di, qualcun altro doveva farlo in contemporanea, di cronometrare tra un terremoto e l'altro. Ok? Tante volte vedreste che, diciamo, è chiaro che dipende da che velocità giro, ma facciamo finta, ipotizziamo che io girassi con una velocità uniforme, okay, quindi tirassi la cordella in maniera uniforme, vedreste che magari i tempi di ritorno, i tempi di riattivazione sono, da 3 a 7-8 secondi. Potremmo fare una statistica, una gaussiana, simmetrica, simmetrica, quello che volete, ci facciamo un po' di statistica, e vedremo che magari il tempo di ritorno medio è 5 secondi più o meno 2, dico un numero, ok? Con un 2 sigma, un sigma, poi il professore di matematica lo spiegheranno, eccetera, eccetera. Vabbè, facciamo una statistica, quindi 5 secondi più o meno 2, anche lì da 5 a 20, la media magari è 12 mm più o meno 4. Ci siamo? Ok? Queste sono due medie, 5 mm più, 12 mm più o meno 4 erano associati a un'ampiezza, l'ampiezza è associata a un'energia, l'energia determina lo scuotimento di casa vostra,
scondimento di casa vostra determina se la casa sta su o meno, detta come va detta, ok? Quindi non è che sono conti di uno scienziato pazzo che vuole fare un po' giocare con i numeri, va bene? Quindi abbiamo dei numeri, possiamo ricavare dei numeri, ovviamente sono delle medie. Adesso trasformiamo questo modello analogico di terremoto nella realtà fisica. Come tutti i modelli analogici, ovviamente in laboratorio, sul tavolo di laboratorio, bisogna usare delle scale di trasformazione. Allora, i centimetri diventano ad esempio metri, ok? Quindi 12 mm 1,20 m. Terremoto medio, però può essere 50 cm, vedete, 5 mm, o può essere quasi 2 metri, 20 mm. Quindi i millimetri li scaliamo in metri, dimensionalmente, e il tempo da secondi, con questo motore, lo trasformiamo in secoli. Ok? Cosa abbiamo detto? 5 secondi più o meno 2? 5 secoli più o meno 200 anni. Questi sono i risultati che magari la fisica ci può dare, la sperimentazione ci può dare. Quindi i terremoti magari su questa faglia potremmo anche un domani, adesso ci si sta lavorando ancora per ridurre le incertezze e così via, ma un domani potremmo anche arrivare a questo tipo di numeri per ogni singola faglia, cioè il tempo di ritorno medio, lo scivolamento medio, che vuol dire la magnitudine in realtà, quindi l'energia rilasciata media di questi terremoti. Quindi posso anche dire, facciamo finta di saperlo già, e per certe faglie lo sappiamo già, ragionevolmente, che una faglia ha un tempo di ritorno medio di 5 mm, cioè 500 anni. Ok? E qui arrivo a un secondo passaggio, una seconda pillola che vi voglio lasciare in questi ultimi 5 minuti. Previsione. Previsione dei terremoti. Ok? Ora, il fatto che lì ci siano delle faglie, quelle curve gialle, che hanno dislocato migliaia di volte nel passato, previsione 10 o un quarto? 10, argomento un quarto, scusate, le due pillole ve le faccio finire. Il fatto che lì ci siano delle faglie, eccetera, vuol dire che si sono mossi nel passato e si muoveranno nel futuro, con quel meccanismo lì, cioè facciamo finta ogni 500 anni, ok? Quindi io la previsione la posso fare, io so che lì ci saranno dei terremoti, 100%. Ci metto su un euro e lo vinco, faccio una scommessa e la vinco, ok? Quindi sappiamo dove sono le faglie, sappiamo dove saranno i terremoti, ok? Quindi la previsione a lungo termine la possiamo fare, la previsione a breve termine, diciamo 6, 12, 24 ore con scopi di protezione civile, non la sappiamo fare ancora, non crediate a quello. C'è male al caldo, domani c'è il terremoto, oddio che caldo, domani c'è il terremoto, eccetera. Non credete a queste robe qua, non credete qui alla sfera di cristallo. Abbiamo fatto fior fior di progetti e non siamo ancora riusciti a trovare una relazione sicura per prevedere a questa scala dei tempi, cioè ore, un giorno, due, perché altrimenti non serve a niente, okay? Ma a lungo termine, a medio-lungo termine, la previsione dei terremoti si può fare, ok? Quindi, se voi abitate lì e ci avete una faglia sotto, sappiate che un terremoto prima o poi arriva. E magari non lo vivete voi, lo vivranno i vostri figli o i vostri nipoti, ma il terremoto lì sicuramente arriva, se c'è una faglia di quelli lì che sono attive. Okay? E vi concludo per darvi un'idea di dove state vivendo. Dove state vivendo. Allora, io vi ho fatto vedere che noi sappiamo dove sono le faglie in questo settore della pianura padana. Abbiamo visto che ci sono dei terremoti storici, questi, gli ultimi 500 anni. Potremmo provare a dire quali di queste faglie si sono attivate negli ultimi 500 anni, ok? Tutto il resto che è giallo è tutta roba che è lì che aspetta di muoversi. Chiaro il concetto? Ognuno di quei segmenti che è rimasto giallo negli ultimi 500 anni evidentemente si è mosso magari però 1000 anni fa, 2000 anni fa, 700 anni fa, di cui noi non abbiamo un record storico,
però si è mossa, ok, e si muoverà nel futuro. Questa mappa, se volete, in certi termini, cioè in un'ottica di lungo termine, è una mappa di pericolosità sismica, ok? Ed è il risultato, il frutto, io ho fatto vedere proprio veramente un piccolo spicchio di Scienze della Terra, di il contributo di tanti ricercatori diversi, con tante competenze diverse, nell'ambito delle Scienze della Terra. Quindi un invito, io spero di avervi appassionati, almeno per dare un contributo domani a risolvere meglio questi aspetti, a definire meglio i tempi di ritorno, a definire meglio la geometria e l'energia delle faglie. Vi invito domani a iscrivervi a geologia per poter dare un contributo e dare delle risposte a questo tipo di problemi. Andiamo qua perché... Su tutto. Ah, sì, ok. Io una domanda in realtà ce l'avrei legata al fatto dei sedimenti rispetto alle faglie, che complicazioni ulteriori portano come peggioramento della, legato alla tipologia di terremoto. Ah, sì, cioè, cosa produce una situazione complicata da sedimenti che ricoprono delle faglie rispetto a zone dove non si ha più. Sì, no, i sedimenti da un lato sono, se vogliamo, una complicazione, no, cioè, che ci nascondono in continuazione le faglie, ok? Quindi questo tipo di faglie noi non le vediamo direttamente, non riusciamo a vedere direttamente perché sono in profondità. Dall'altro lato però ci danno un'informazione enorme, perché i sedimenti sono in maniera eterogenea deformati dalle faglie. Siccome i sedimenti di dato, le faglie o meno, le faglie le riesco a datare grazie alla datazione, all'analisi dei sedimenti, degli spessori, dei fossili, eccetera. Quindi i sedimenti da un lato sono utili proprio perché mi permettono di ricostruire l'evoluzione nella quarta dimensione, cioè quella del tempo, okay? E dall'altro lato non si può. Dall'altro lato mi coprono le faglie in continuazione, le vedo solo in maniera indiretta con quelle terre. Oppure quando si muove il terremoto, quello si vede. Purtroppo sì, grazie mille.